Grande mare, signore e signori, Renato Zero. Thank you.
con l'esperienza più maturi e saggi, anche noi. Riscopriamo l'avventura, superiamo ogni paura e la nave in porto tornerà. Qualcuno è ancora lì sul ponte, lo sguardo fisso all'orizzonte, aspetta un'onda, mi riporti te. Nice to see you. Me too. For finally me too. Finally on the same stage, huh? Yeah. Finally. You're welcome. You like it? We have the same headdress. Se ne approfitta perché ho appena imparato due cose in inglese. Esatto. E sto cercando di fare sfoggio di questa internazionalità. A proposito, imparate lo inglese perché pare che sia molto strettamente necessario dal 92 in poi. Come non dimenticate di insegnare un po' di calabrese, di bolognese, di... Bravo. Di tutti i nostri dialetti a questi signori del MEC. Senti, io ti volevo chiedere un paio di domande. Do you want to answer some of my questions? Yeah. Okay. Why not? Allora, oggi, secondo me, i fan di Renato stanno al liceo oppure addirittura all'università. Non tutti. Qualcuno canta e balla benissimo. Come moi. Allora, secondo te, i tuoi fan si vergognano un po' di dire di essere stati sorcini? Come ci si può vergognare di essere stati giovani? Lei si vergogna? Come si chiama lei? Quante ne ha fatte lei? Mo c'è sua moglie, sta zitta. Ma mi dica un po', sta gioventù è bella o no? Ha rimpianti per sta gioventù? Il signore ha detto di no. Ha giudicato! Ma lei era un sorcino? Non era un sorcino? No, però sì, il signore secondo me si era ricorda, un sorcino, si vergogna. Lei si di ricorda del grande De Filippo? Che disse? I figli sono figli. Ciao. Vieni qua! Renato Zero!